Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo del telaio a stella, un attrezzino davvero davvero semplice ma che può dare tante tante idee. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Ed ecco qui il nostro telaio a stella, che si presenta semplicemente, uno direbbe, come un pezzo di legno. Ci sono delle varie scalanature, ma vediamo subito come fare. In questo piccolo progettino utilizzeremo la licra. Bisognerà tagliare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzettini e io già li ho tagliati. Nel momento in cui andate a prendere la misura per il taglio, ricordate che se tagliate 60 cm avrete un cordino di 35 cm 40, quindi calcolate bene queste dimensioni. Ma vediamo subito come fare. Prendiamo i nostri 7 pezzettini di licra, ecco qui, li annodiamo, lo potete fare con qualsiasi tipologia di filato, li annodiamo tutti insieme così, ecco qua. E quando abbiamo fatto questo nodo, ora lo facciamo passare attraverso questo nostro buco, quindi passiamo di qui e lo facciamo uscire da questa parte. Ora distribuiamo i nostri filati, i nostri 7 elementi, come vedete, in ogni buchettino. Perfetto, tiriamoli un pochettino. Ora abbiamo uno spazio vuoto. Questo spazio vuoto conteremo 2, quindi 1, 2, prendiamo il terzo e lo passiamo qua. La stessa cosa facciamo qui, spazio vuoto, 1, 2 e il terzo lo passiamo di qua. Spazio vuoto 1, 2 e lo passiamo di qua e procediamo con il nostro lavoro. Quando abbiamo finito i nostri giri e il nostro cordoncino ci piace, stacchiamo tutte le parti all'interno delle fessurine e lo facciamo uscire da sotto. Teniamo bello stretto qui e facciamo semplicemente un altro nodo, in questo modo qua. E stringiamo forte forte forte, ecco qui. Come vedete io ne avevo creati di diversi, quindi cosa facciamo adesso? Questo come lo possiamo utilizzare? Lo possiamo utilizzare per come fascia per capelli oppure come semplicemente collana, ma io ho avuto un'altra idea ed è questa qui. Allora stringiamo, prendiamo del nastro adesivo, semplicemente scotch per intenderci, lo stringiamo forte 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 perfetto e poi tagliamo le nostre estremità in questo modo, teniamolo più pulito possibile. E prendiamo le nostre campanelle, o meglio moschettoni. In questo caso io utilizzo un MA206 perché ha un diametro interno abbastanza grande. Facciamo la prova se ci entra. Fatela sempre prima questa prova, poi puliamolo un pochettino perché non dovrà uscire nulla. Ecco qui, tenete così, accorciamolo un altro pochettino. In questo modo qua,
Perfetto. Oh, mi sto dimenticando le mie viti. Puliamo. Poi con un po' di colla a caldo la inseriamo all'interno del nostro moschettone, in questo modo qua. Perfetto. E andiamo a inserire il nostro tessuto fino in fondo. C'è un'altra cosa all'interno del moschettone, che sono le piccole vitine. Queste serviranno per dare maggiore presa. Inseriamo anche le viti. Stringiamo bene tutto e abbiamo creato il nostro portachiave. C'è un'altra cosa che vi devo far vedere che si può fare benissimo con questo piccolo strumentino, ed è questo. Prendiamo sempre la nostra licra, sempre in questo caso la licra, perché ho utilizzato la licra. La inseriamo, facciamo sempre il nodo, ne sono sempre 7, inseriamo all'interno, allarghiamo così. Come sempre facciamo il nostro girettino, perfetto, siamo qui. Ora prendiamo del fil di ferro, ma semplicissimo fil di ferro. Io ho utilizzato quello, in poche parole, che si trova nelle ferramenta, e cerchiamo di spingerlo all'interno del nostro buchettino. E iniziamo sempre la nostra lavorazione. Quindi vuoto, 1, 2 e chiudiamo. Teniamolo sempre un po' sospeso e chiudiamo. Chiudiamo. Quando poi abbiamo terminato il nostro giro e abbiamo il cordino che a noi ci interessa delle stesse dimensioni, liberiamo nuovamente e procediamo con una piccola lavorazione particolare. Ecco qua. All'interno qui noi stacchiamo, lo facciamo passare fuori dall'estremità in questo modo e procediamo sempre con il nostro nastro adesivo e lo stringiamo bene in questo modo. Perfetto. Ora questa piccola parte di ferro la giriamo su se stessa a formare una sorta di piccolo uncino e lo stringiamo all'interno in questo modo. Ottimo. Su quest'altro lato facciamo la stessa identica cosa in questo modo. Eccoci qua. E andiamo a pulirlo sempre con le forbicine. Ora mi chiederete: ma Andrea, ma qual è la necessità di fare tutto questo lavoro? Per nulla. Inserendo nuovamente un piccolo moschettone di qui, come abbiamo visto prima, un altro moschettone di qua, che cosa possiamo fare? Voilà! Faremo il nostro manico in licra per la nostra borsa in licra. Abbiamo fatto i nostri due progetti: il manico, il portachiavi, e lo potete anche realizzare in tantissimi altri modi. Vi voglio ricordare che oltre alla licra potete utilizzare la coda di topo, oppure potete utilizzare il cordino Swan, dove potete effettuare sempre dei manici per le vostre borse, oppure potete utilizzare altre tipologie di cordino, e così potete fare tutti i vostri accessori. Eccoci qua, come vedete è davvero semplice. Io lo dico ormai sempre nei video che è molto semplice, ma davvero questo è stato semplice e ci ha dato la possibilità
di creare un qualcosa davvero davvero di particolare. E io come sempre vi dico che se vi è piaciuto questo video di mettere il like, soprattutto azionare la campanella, seguirci sui vari social, TikTok, Facebook, Instagram, seguire anche le novità che ci sono con Condivision e Testiland News. E che dire, io vi saluto e sicuramente vi aspetto al prossimo tutorial con qualche altra cosettina. Ciao!